Allora, siamo pronti a cominciare. In questa settimana ci occuperemo di simulazioni. Vedremo prima alcuni piccoli elementi di teoria che ci servono per capire il meccanismo che stanno, i blocchetti che sono alla base delle simulazioni. Poi vedremo cosa vuol dire affrontare un problema facendo una simulazione. E alla fine proveremo a fare un esempio abbastanza truculento, ma è quello che ci stiamo portando dietro da qualche anno, ed è la simulazione di un ospedale da campo con le persone che arrivano ferite, i medici che non riescono a curarli e questi poveracci che muoiono. Quindi non è un argomento particolarmente allegro. I dati non sono così lontani dalla realtà, quindi comunque anche a pensare a queste cose non è troppo sbagliato. Allora, iniziamo a occuparci degli alberi. Allora, quest'anno, a differenza degli anni scorsi, abbiamo deciso di non affrontare nel dettaglio gli alberi. Tutto sommato gli alberi però sono un qualcosa di fondamentale nell'informatica. Avere un'idea almeno generale di che cosa sono gli alberi e di che cosa vuol dire rappresentare i propri dati con un albero, quali sono le possibilità, è importante. Quindi non entreremo nel dettaglio del codice, non faremo codice, però gli alberi hanno una loro importanza. La prima cosa che si può notare è che mentre tutte le persone al mondo parlano di alberi come un qualcosa che ha le foglie in alto e le radici in basso, gli informatici vedono gli alberi come un qualcosa che ha le radici in alto e le foglie in basso. Io non so dove mettervi, dove collocarvi, se fra le persone normali o fra gli informatici, visto che state seguendo questo corso. Comunque, la nostra visione di albero da informatici è in alto la radice. Allora, gli alberi sono fondamentali in computer science, vengono usati per una quantità di scopi enorme, sono una struttura non lineare, servono a rappresentare una gerarchia e servono in qualche modo per riuscire a raggiungere in modo particolarmente efficace ed efficiente alcuni dati. Quando abbiamo iniziato a occuparci della Java Collection Framework, ci siamo posti il problema di qual è la complessità con cui io impiego per recuperare un certo oggetto. Allora vedremo che gli alberi ci garantiscono una complessità bassa per tutta una serie di operazioni. Il concetto di albero è talmente ovvio che viene usato senza bisogno di spiegarlo, fondamentalmente. Quando io rappresento, ad esempio, vi dico queste sono le classi della Java Collection Framework o queste sono le classi di Java FX, la rappresentazione è un albero e voi la capite e la riconoscete e sapete esattamente che cosa sto facendo. Quando dico questo è l'ordinamento dello Stato italiano, di nuovo lo sto rappresentando come un albero. E non avete bisogno di studiare prima che cosa vuol dire che c'è una freccia e che cosa vuol dire che ci sono dei rettangoli. Quindi in realtà l'albero è un qualche cosa a cui noi siamo già abituati. Il lavoro che dobbiamo fare è una sorta di retrofitting di quello che conosciamo già in un modo più formale. Quindi vediamo le basi degli alberi informatici. Sono composti da nodi collegati da archi. I nodi spesso rappresentano delle entità, oggetti più o meno complessi, e gli archi rappresentano come i nodi sono, quali sono le relazioni fra i nodi. L'unico modo per raggiungere un nodo è seguire tutto il percorso a partire dal nodo radice. Questo dovrebbe suonarvi molto familiare perché è quello che avete visto con i grafi. Quindi qual è la differenza fra un albero e un grafo? Allora, un albero è a tutti gli effetti un grafo orientato, ma non tutti i grafi orientati sono alberi. Chi sa vedere, chi mi sa dire la differenza? Com'è? È aciclico, è corretto, quindi un albero è un grafo orientato, aciclico, senz'altro. Solitamente quando io disegno un albero non metto la frecciolina sugli archi, semplicemente perché siamo tutti d'accordo che chi sta sopra viene prima di chi sta sotto.
ci siamo accordati su questo principio, tutte le freccioline puntano verso il basso e quindi non le metto, ma concettualmente c'è una gerarchia. L'albero, il nodo sopra e i figli sono i nodi sopra. Una caratteristica fondamentale che è aciclico. Ce n'è un'altra? Riuscite a vederla? Buon tentativo, ma no, non è quello. La caratteristica è che dati due nodi, se dal primo è possibile arrivare al secondo, esiste un unico cammino. Quindi non è possibile avere due cammini diversi che uniscono due nodi. Da animale a Tweedle c'è un cammino. Se fosse semplicemente un grafo orientato per quanto aciclico, magari ne potrei avere anche un altro che mi porta nello stesso punto. Quindi due cammini che si ricongiungono su una foglia, in questo caso. Nel caso degli alberi non c'è. Quindi è un grafo con una serie di limitazioni. Sapere che è un grafo con una serie di limitazioni vuol dire che dovessi proprio aver bisogno di rappresentare un albero, ma magari potrei anche usare la libreria dei grafi, anche se probabilmente da qualche parte si trovano librerie fatte apposta per gli alberi che sono più efficienti. Comunque, un po' di terminologia: il nodo più in alto di tutti, quello che non ha nessuno sopra di lui, è il nodo radice; quelli in basso, che non hanno nessuno sotto, sono le foglie; i nodi interni vengono chiamati nodi interni, con una grande fantasia, e gli archi edge e i cammini path, esattamente come nel caso del dei grafi. Nel caso degli alberi usiamo tutta una serie di nomenclatura parentale, diciamo, per cui diciamo il padre, il figlio, i fratelli, i discendenti, i predecessori, eccetera. Intendendo il padre, il nodo che sta sopra, il figlio, i figli, i nodi che stanno sotto, fratelli, i figli dello stesso padre, discendenti, l'insieme di tutti i figli, dei figli, dei figli, dei figli, dei figli, dei figli, eccetera. Chiusura transitiva, se vi ricordate queste cose. Predecessori, l'elenco di tutti i predecessori fino al nodo radice. Visitare un nodo significa fare qualcosa su questo nodo. Nella maggior parte dei libri di testo voi troverete, o semmai li userete, non lo so, comunque quando si parla di visitare un grafo, quello che viene fatto solitamente è stampare il contenuto. Questo non è visitare un nodo. Visitare un nodo vuol dire fare qualche operazione sensata. Io rappresento i miei dati come albero perché ho qualche interesse a tenere una qualche struttura nei miei dati. E visitarlo vorrà dire fare alcune operazioni sui dati del nodo. Nella maggior parte dei libri di testo il nodo contiene un numero o una stringa, e visitarlo vuol dire stamparlo. Ma non dovrebbe essere... È stato un problema per dei nostri allievi anni fa, ma non dovrebbe essere un problema per voi capire che visitare non è stampare. E attraversare un albero significa usare una qualche procedura che mi permette di visitare tutti i nodi dell'albero in uno specifico ordine. I livelli si possono vedere come la lunghezza del cammino che congiunge un nodo alla radice. La radice è a livello 0. N.000 possibili definizioni alternative, comunque quanti passi devo fare per raggiungere un nodo a partire dalla radice. L'altezza è quanti passi devo fare a partire da quel nodo per arrivare a una foglia. E l'altezza dell'albero è l'altezza la più grande altezza fra tutti i suoi nodi, che è ovviamente l'altezza della radice. Vedremo che questo ha un qualche senso perché la maggior parte degli algoritmi sui grafi hanno una complessità che dipende dall'altezza dell'albero. Scusate, ho detto grafi. La maggior parte degli algoritmi che lavorano sugli alberi ha una complessità che dipende dall'altezza dell'albero.
Quanti nodi ci sono in questo grafo? Quanti nodi ci sono in questo albero? Non è una domanda difficile. Sì? Esatto. Qual è l'altezza di questo albero? Io direi 4, perché se la radice ha l'altezza, se le foglie hanno altezza 0, G altezza 1, E2, B3, A4. Però in realtà, vabbè, non è significativo, particolarmente più o meno 1. Chi è il nodo radice? Allora, non sono diventato improvvisamente, faccio una serie di domande banali, perché Andrea mi ha detto a esercitazione che voi dite che vado troppo veloce, faccio, quindi facciamo un passetto alla volta. Qual è il nodo radice? Bene. Quali sono le foglie? C, D, F, H, I. Quanti livelli ha l'albero? Qui potrebbero essere 5. Quali sono i nodi interni? B e G, corretto. Quali sono gli antenati di H? G e BA, corretto. Quali sono i successori di B? D e F, G, H, I, giusto. Quali sono i fratelli di E? D ed F. Perfetto, avete capito tutto quello che c'è da capire sugli alberi. Come vedete non è assolutamente niente di complicato. La maggior parte delle cose le sapevate già. Ricordatevi che gli alberi hanno un ruolo abbastanza importante nell'informatica. Allora, per occuparci del ruolo degli alberi nell'informatica, ha senso fermarci un attimo e chiederci, ma come sono rappresentati internamente? Allora, di nuovo, non entriamo nel dettaglio, cerchiamo soltanto di parlare rimanendo un po' così fra le nuvole, senza entrare nei dettagli. Una cosa che potrei fare è rappresentare una lista di figli in ogni nodo. Per cui io ho un nodo e mi rappresento un elenco di figli. Questa è solitamente la prima cosa che viene in mente quando uno deve rappresentare un albero. Ed è molto spesso anche la cosa corretta, ma non sempre. È importante che voi vi rendiate conto che esistono tante altre rappresentazioni. Ad esempio, in ogni nodo io posso memorizzare il figlio e il fratello. Allora, se io ho una rappresentazione di questo tipo, ho una serie di vantaggi e una serie di svantaggi. Posso rappresentare esattamente le stesse informazioni. A volte mi conviene una, a volte mi conviene l'altra. Queste due non sono le uniche. Il messaggio di queste slide è: esistono tante rappresentazioni diverse. Una cosa è capire concettualmente cos'è un albero, una cosa è andarla a rappresentare. Le rappresentazioni diverse avranno caratteristiche, vantaggi e svantaggi diversi. Però non fissatevi sul fatto che se un albero lo rappresenta in quel modo. Altra rappresentazione alternativa, questa andava di moda negli anni 70, se volete. In un linguaggio come il Lisp, io rappresento gli alberi in questo modo. Volessi mettermi a farlo, posso fare la mia classe noda, vabbè, direi che questo qui possiamo anche non farlo per niente. Allora, vi ricordate che vi ho detto che visitare vuol dire fare le operazioni che devo fare sui nodi, sui dati che sono contenuti all'interno del mio nodo. Per ora non so quali possano essere, però il concetto di visitare un nodo è quello. Io applico la mia funzione che fa tutti i suoi calcoli sui dati presenti in quel nodo. E attraversare invece è procedura sistematica che mi permette di visitare in un ordine predefinito tutti i nodi del mio
albero. Allora, il nostro albero ipersemplificato deve avere una procedura visita che solitamente fa un qualcosa di questo tipo. La procedura visita fa qualcosa per il nodo corrente, poi va a vedere tutti i figli del nodo e richiama la procedura visita. Se vi ricordate, quando abbiamo introdotto la ricorsione, abbiamo detto che la ricorsione veniva usata fondamentalmente in tre modi. Allora, uno, perché ci sono algoritmi che proprio sembrano definizioni quasi ricorsive, tipo il fattoriale. Quello sono i casi in cui si può usare, ma non andrebbe usato. Seconda possibilità, esplorazione sistematica di uno spazio di ricerca. Io posso fare un passo, faccio tutti i passi possibili, smonto, disfo, rifaccio, tutto quello che talvolta viene etichettato come backtracking. Quindi in ogni situazione io vedo tutte le possibilità, le possibili mosse, ne faccio una, modifico il mio stato globale, procedura ricorsiva. Smonto, passo all'eventualità dopo, passo alla cosa dopo. Ed è quello che abbiamo visto in tutti i vari esercizi, ad esempio esplorazione, tour del cavaliere, eccetera. Erano tutti basati su questa idea di faccio una mossa possibile, ricorsione, smonto la mossa, faccio la prossima possibile, ricorsione, eccetera. Quando abbiamo introdotto la ricorsione, avevo detto che ci sono delle strutture dati inerentemente ricorsive. E quello a cui stavo pensando erano gli alberi. Per come sono fatti gli alberi si sposano con la ricorsione. La procedura di visita, se ci pensate, io visito un nodo e poi per tutti i suoi figli chiamo la procedura di visita. Questo è un tipico esempio di procedura ricorsiva in cui non devo fare backtracking, che prima o poi finisce perché so che non ci sono cicli, che so che toccherò ogni nodo una volta sola, perché ho detto che una delle definizioni dell'albero è che non è possibile arrivare allo stesso nodo con due percorsi diversi. Quindi per visitare un albero basta una procedura semplicissima di questo tipo, ricorsiva. E questo è il terzo uso della ricorsione. Vabbè, questo è un esempio di procedura ricorsiva, vi rendete conto che posso farlo veramente in 5 righe. Allora, visito il nodo, quindi in questo caso stampo il suo contenuto, poi per tutti i figli chiamo la visita e vado avanti. Nell'esempio prima avevo detto faccio qualcosa con il nodo e poi visito i figli, però potrei anche dire prima visito i figli e poi faccio qualcosa sul nodo. Se ci pensate, nessuno mi obbliga di fare qualcosa e poi visitare i figli, magari posso prima visitare i figli e poi affrontare. Questo dipende da quello che devo fare, fondamentalmente. Se l'operazione che io devo fare sul nodo dipendono in qualche modo dallo stato dei miei figli, io posso fare un qualcosa di questo tipo. Per cui prima visito, poi la ricorsione torna indietro e quando io devo valutare il nodo corrente, a quel punto tutti i figli del nodo corrente sono già stati valutati e quindi io posso mettere insieme tutti i dati del mio nodo. In informatica c'è una parte significativa, che un certo numero di lavori sono stati fatti occupandosi dei cosiddetti alberi binari. Allora, alberi binari, informatica, bit, byte, non c'entra molto, binario in un altro senso. Binario, in questo senso, vuol dire che un albero è binario se ogni nodo ha al più due figli. Quindi la rappresentazione binaria, i numeri binari non c'entrano direttamente. Io ho un albero in cui ogni nodo può avere 0, 1 o 2 figli. Non solo. Avendo due soli figli, io posso dire figlio destro e figlio sinistro.
in qualche modo i due figli sono ordinati, cosa che non era precedentemente. Non sono sicuro che ci abbiate fatto caso, ma in tutte le cose che vi ho fatto vedere prima, in realtà non stavo assumendo nessun ordine speciale nei vari figli. Anche nel diagramma delle classi, tutto sommato, vabbè, è comodo mettere i figli in ordine alfabetico, ma se non fossero in ordine alfabetico e fossero secondo qualche altro ordine, non mi cambierebbe nulla. Quindi nella struttura dell'albero tutti i figli sono uguali. Negli alberi binari io ho il concetto di figlio sinistro e figlio destro. Iniziamo a vedere subito che esistono alberi binari belli e alberi binari che puzzano. Gli alberi binari belli sono quelli che non hanno buchi dentro, fondamentalmente, e gli alberi binari brutti sono quelli che hanno dei grossi buchi dentro. Ci sono una serie di definizioni formali, alberi bilanciati, perfettamente bilanciati, e più o meno diversi libri di testo riportano definizioni sottilmente incompatibili. Ma il concetto fondamentale, la cosa importante è che pieno, bello, buchi, brutto. E gli algoritmi che funzionano sugli alberi binari, se hanno un albero pieno, funzionano bene. Ricordate che se io ho 1000 nodi in un albero binario pieno, quanto è alto il mio albero binario a spanne? Fate un esempio più piccolo, ma 1000 nodi quasi completamente pieno, quanti livelli ha? Se il mio albero è binario, a ogni livello, per ogni livello il numero dei nodi sarà 10 volte quello sopra? La metà di quello sopra? Come sarà? Il doppio, perfetto, quindi io raddoppio i miei nodi ad ogni livello. Quindi in qualche modo il numero dei nodi è più o meno legato a 2 alla numero di livelli. Il che vuol dire che il numero dei livelli è più o meno, con tutti i dettagli che posso cambiare, in qualche modo legato al logaritmo in base 2 dei miei nodi. E quindi se io ho 1024 nodi in un albero che è quasi pieno, avrò a spanne una decina di livelli. 2 alla 10 è 1024. Molto a spanne, perché possono esserci più buchi, non buchi, perché in realtà io sto contando soltanto, però a occhio. Se l'albero binario è ben fatto, il numero dei livelli cresce con il logaritmo in base 2. Beh, tutti i logaritmi crescono allo stesso modo, quindi cresce con il logaritmo del numero di nodi. Ok, altra definizione che ci porta, che è interessante. Albero binario completo. Allora, un albero binario è completo se ha tutti i nodi che può avere, tranne qualcuno mancante sull'ultimo livello. E non solo mancante sull'ultimo livello, ma mancante sulla destra dell'ultimo livello. Allora, questo albero binario è completo. Tutto pieno, tranne dei nodi in fondo. Qual è il vantaggio di... Qual è la bellezza degli alberi binari completi? Immaginate di numerare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, eccetera, eccetera, tutti gli elementi del mio albero. Bene, se io numero tutti gli elementi del mio albero, io posso rappresentare il mio albero dentro un vettore.
e se lo rappresento dentro un vettore, io ho le relazioni molto molto semplici, perché se un numero è pari è il figlio sinistro, se un numero è dispari è il figlio destro. Qual è il padre di un nodo? Ma prendo il nodo e lo divido per 2. Il padre di 8 è 4, il padre di 4 è 2, il padre di 2 è 1, il padre di 10 è 5, il padre di 5 è 2. Divido per 2 divisione fraintera. E chi sono i figli di un nodo? Ma io faccio quel nodo, lo moltiplico per 2 e trovo il figlio sinistro. Aggiungo 1 e trovo il figlio destro. Quindi chi sono i figli di 6? 12 e 13. Chi sono i figli di 7? 14 e 15. Quindi in qualche modo, se io ho un albero binario completo, io posso rappresentarlo in un array. E non ho nessun bisogno di tenere in modo esplicito i link padre, figlio, fratello, perché i link ci sono per come io ho costruito e come io sto considerando l'array. E quindi io posso rappresentare tutto il mio albero semplicemente in un array e fare tutte le varie operazioni di padre e figlio usando l'array. Perché ho bisogno che sia completo? Perché se ci fossero dei grossi buchi in mezzo, magari funzionerebbe anche, ma avrei bisogno di un array immenso per memorizzare un albero di pochi nodi. Perché avrei bisogno comunque di un'allocazione nell'array per ogni elemento mancante nel mio albero. Esempio di tree di alberi degenerati. Questo albero è brutto. Se vi ricordate quando stavo parlando dell'attraversamento di un albero, vi avevo detto che c'erano due alternative. Visito il nodo, per tutti i figli richiamo la procedura di attraversamento. Oppure, per tutti i figli chiamo la procedura e visito il nodo. Nel caso degli alberi binari, in realtà ne ho 3, visto che ho soltanto 2 figli, al massimo, io ho 3 possibili attraversamenti. E questi sono particolarmente carini nel caso degli alberi. Carino, si può usare in questo. Vabbè, questi sono particolarmente carini nel caso degli alberi. E vengono chiamati attraversamento in preordine, in ordine e post ordine. Allora, preordine, io visito il nodo e poi chiamo la procedura ricorsivamente sul figlio sinistro-destro. Questo è pre. In sinistro, visito, destro. Post, sinistro, destro, visito. Vediamo se avete capito. Allora, visita in preordine di questo grafo a partire da 17. Qual è l'ordine con cui vengono fuori i nodi? Allora, io visito 17, quindi 17, ricorsione 41, ricorsione 29, poi ho finito, torno indietro, 6, torno indietro, 9, 81, 40 e ho finito. Quindi 17, 41, 29, a questo punto torno indietro, 6, torno indietro, 9, 81, torno indietro, 40 e ho finito. Visita in ordine. Io vengo chiamato alla visita sul numero 41, io sono sul numero 41. Devo stampare qualcosa? No, perché prima devo visitare. Chi è che visito? Sono il 17, devo stampare qualcosa? No, perché prima devo visitare. Chi visito? Il 41, figlio sinistro. Sono sul 41, devo stampare qualcosa? No. Ma devo visitare chi? Il 29. Sono sul 29. Stampo qualcosa? No. Visito il figlio sinistro. Chi è il figlio sinistro di 29? Nessuno. Quindi stampo 29, poi visito il figlio destro di 29, che non è nessuno,
e ho finito, salgo su e visito il 41. Quindi questo è l'ordine con cui io affronterò i miei nodi. 17, ricorsione 41, ricorsione 29, ricorsione finita, stampo 29, torno indietro, 41, a questo punto scendo 6, torno indietro, 17, scendo, 81, 9, 40. E la visita in post order alla fine sarà questa. Prima visito il 29, poi il 6, poi il 41 e poi il 17. Vi rendete conto che nella visita in post order, tutte le volte che io tutte le volte che io visito un nodo, io ho già visitato tutti i suoi fili. Perché quando io visito il nodo 41, ho già visitato 29 e 6. Quando visito il nodo 17, beh, io ho già visitato tutti, infatti il 17 è l'ultimo. Mentre nella visita in pre-order io visito il 17 ed è il primo e tutti i suoi figli lo seguono. Mentre nella visita in order, quando io visito un nodo, io ho già visitato tutti quelli che gli stanno a sinistra. Quindi quando visito il 17, io tiro una riga giù, ho visitato già tutti quelli che stanno a sinistra di 17. Perché questa nomenclatura pre-order, in order e post-order? In realtà, c'è un trucco, Lisa ce lo ricorda, facciamo un disegno, tracciamo una riga attorno al nostro albero e vediamo un po' qual è l'ordine con cui tocchiamo i vari nodi. Allora, nella visita in preordine, tutte le volte che lo tocco, che gli passo a sinistra, devo stamparlo. Per la visita in order io devo stampare un nodo soltanto quando lo tocco, quando tocco la sua parte bassa. E per la visita post order io visito un nodo solo quando tocco il suo lato destro. Questo è il modo più semplice e veloce per fare le visite a mano. Mi immagino di scendere giù e visito il nodo o quando lo tocco la sinistra, o quando lo tocco da sotto, o quando lo tocco da destra. Infatti, questi sono i risultati. Assolutamente banale. Vediamo un po'. Esercizio. Preordine di questo grafo. Dai, selezionate un volontario e fateglielo dire a voce alta. Usate il trucco di Lisa. Dai, ti vedo volontario. Allora? Aspetta, ripeto a voce alta così registriamo. 42, 15, 27, 48, 9, 86, 12, 5. Perfetto, complimenti. Un applauso al primo volontario. Adesso, visita in ordine. Il primo volontario ha il diritto di scegliere il secondo volontario. No, non ti esprimi. C'è un secondo volontario? Sì? Tanto non vi vedono quando c'è la registrazione. Non... Ok, aspetta. Allora, 48, 27... Ah, no, perché tu devi in ordine, Lisa dice, quando lo tocchi da sotto. Quindi se tu scendi, prima del 48 tocchi il 15 sotto. Perché tu vai sulla sinistra e poi torni indietro, quindi tocchi il 15 da sotto, poi tocchi il 48 da sotto, il 27 da sotto e il 42 da sotto. E dopo?
Allora, vado avanti. Oh, qui tocco il 15. 48, 27, 42, 86, 5, 12, 9, 3, 39. Vediamo se è così. 15, 48, 27, 42, 86, 5, 12, 9, 3, 39. E alla fine l'ultima è la visita in post-order ed è quando tocco il lato destro e a quel punto il primo sarà il 47, 27, 15 e poi vado avanti in questo modo. Perché queste cose sono utili da sapere anche se non ve le chiederemo all'esame, quindi potete tranquillamente dimenticarle alla fine di fra mezz'ora. Queste cose sono interessanti perché tutti conoscono questo grande uomo che è Jan Łukasiewicz, il logico matematico polacco, che nel 42, no, nel 24, scusate, si è inventato un sistema diverso per rappresentare le espressioni. E quella che viene chiamata la notazione polacca. Nella notazione polacca noi rappresentiamo prima l'operando, prima l'operatore e poi gli operandi. Per cui ad esempio 3 che moltiplica 2 più 7, io metto per, che è l'operazione che voglio fare, per fra chi? Fra 3 e più 2 7, ovvero sia la... Questo è il secondo operando, quindi ho un per fra il 3 e il secondo operando è più 2, 7, ovvero sia il risultato della somma fra 2 e 7. Qual è il vantaggio di questa notazione? Che non ha bisogno di parentesi e che probabilmente è molto simile a quello che noi facciamo nella nostra testa. Quando noi vediamo 3 per 2, un pezzo del nostro cervello pensa, oh, questa è una moltiplicazione, fra chi? Fra 3 e 2. Quindi potrebbe essere più vicina a quello che noi facciamo realmente. Il grosso vantaggio è che non ha bisogno di parentesi. Non ha bisogno di parentesi perché io so che quali sono, diciamo, quanti operandi hanno bisogno i vari operatori. La notazione polacca è stata rovesciata in quella che viene chiamata la notazione polacca inversa, che è la notazione che viene utilizzata da numerose calcolatrici, tipicamente quelle della HP. Quindi 3 per 2 più 7 diventa 3, 2, 7 più per, ovvero sia io metto il 3, il 2, il 7, immaginate di avere una 3, il 2, il 7, li accumulo da qualche parte, poi ho un più che lavorerà fra il 2 e il 7, quindi 2 più 7 diventa 9, io butto dentro il 9, a quel punto ho 3, 9 per. Il per tira fuori il 3 e il 9 e funziona. La notazione polacca inversa ha il vantaggio di funzionare benissimo con uno stack. Stack sono quelle strutture in cui l'ultimo elemento che ho inserito è anche il primo che tiro fuori. Quindi qual è l'effetto del più? È tirare fuori dallo stack gli ultimi due elementi, fare la somma e ributtarli nello stack. Qual è l'effetto del per? La stessa cosa, tiro fuori gli ultimi due elementi, faccio la moltiplicazione e ributto dentro lo stack. Quindi, notazione polacca, bellissima, nessuna parentesi, simile a quello che facciamo. Notazione polacca inversa, bellissima, nessuna parentesi, comodissima per i computer, tant'è vero che macchinette calcolatrici è un tempo il coprocessore matematico più potente che andava per la maggiore negli anni 80, credo. Erano questi oggettini qui e funziona benissimo. Terza alternativa, notazione infissa, brutta, scomoda, servono le parentesi, è quella che usiamo noi. Adesso immaginate che questa sia un'espressione. Io rappresento la mia espressione con un albero, niente di più
È molto intuitiva come rappresentazione, rappresentare un'espressione con un albero binario. Se ci fate caso, la visita in order porta alla rappresentazione in fissa. La visita in pre-order mi porta a scrivere la mia espressione usando la notazione prefissa. E la visita in post-order mi porta a rappresentare la mia espressione utilizzando la notazione postfissa. Quindi se mai vi troverete a dover convertire un'espressione algebrica da notazione in fissa a notazione prefissa o postfissa, si passa per l'albero e si attraversa l'albero. E il lavoro è banale. Pant, pant, pant. Ma voi non dovete implementare assolutamente nulla. C'è un tipo particolare di albero binario che viene chiamato l'albero binario di ricerca, che è un altro concetto interessante. Allora, nell'albero binario di ricerca, tutti gli elementi a sinistra di un nodo sono minori e tutti gli elementi a destra di quel nodo sono maggiori. E questa regola vale per ogni nodo. Qui un altro modo per esprimerlo: se io ho un nodo, il mio figlio sinistro è più piccolo di me, il mio figlio destro è più grande di me, il sottoalbero che parte, che ha come radice il mio figlio sinistro, è a sua volta un BST, il sottoalbero che ha come radice il figlio di destra è un BST. Allora, strutture di questo tipo sono incredibilmente utili e comode, sono con alcune significative variazioni, ma che però non sono concettualmente degli stravolgimenti, vengono utilizzate in tutti i database seri. Se voi prendete MySQL piuttosto che MariaDB piuttosto che un altro database e dite costruisci un indice su una certa colonna, quello che MySQL fa è costruire una struttura dati internamente che fondamentalmente è un BST. Non è esattamente un BST, però ricalca l'idea e i principi del BST. E voi vi rendete conto che, non so se avete già avuto questa esperienza, mettendo un indice o togliendo un indice, il tempo di ricerca su alcune chiavi cambia di ordine di grandezza. Allora, creare un indice molto spesso in un database significa costruire una struttura di appoggio di tipo BST. Sono più complessi, però hanno tre figli molto spesso, eccetera. Però l'idea è quella di, dato un nodo, distingo figli destri e figli sinistra e riesco in questo modo a lavorare molto velocemente. Allora, qual è il vediamo un po', questo è un BST? No, risposta esatta, perché non ho figlio sinistro e figlio destro che corrispondono. Questo è un BST? I figli di sinistra sono tutti minori? Sì. I figli di destra sono tutti maggiori? Sì. I figli di sinistra sono un BST? Sì. I figli di destra sono un BST? Sì. E quindi sì, è un BST. Questo è un BST? Chi dice sì? Chi dice no? Era un BST. Questo è un BST? Chi dice sì? Chi dice no? Perché no? K, esatto. Il problema è la K. KLM, quindi la K sta a sinistra, dovrebbe stare a sinistra della M. Perfetto, avete capito? Ah, facciamo un altro esercizio, sempre più complicati. Questo è un BST?
Non abbiamo detto come comportarci nel caso di chiavi uguali, e questo è il problema. Allora, vale la pena di fermarsi e di decidere come fare, ma tendenzialmente sì, se noi diciamo che a destra è maggiore o uguale, a sinistra è minore, questo è un BST. Quindi dobbiamo rilassare il vincolo o sui figli di destra o sui figli di sinistra, è lì a vostra discrezione, e questo quindi è un BST, perché vedete che sulla destra sono sempre più grandi. L'idea è che se io tiro giù una retta, vedo tutti i nodi più grandi sono a destra, tutti i nodi più piccoli sono a sinistra. Come faccio a cercare un nodo in un BST? Beh, uso questo meccanismo qui, parto dalla radice, diciamo che sto cercando il 31. Allora, parto sulla radice. La radice è 31? No, ok, mi è andata male. Ma la radice, il 31 è più grande o più piccolo della radice? Il 18. Più grande, ottimo. Quindi, se c'è sul nodo di destra, c'è sul semialbero, c'è sul sottoalbero di destra. Quindi salto e ripeto il programma di ricerca sul sottoalbero di destra, che ha come radice 35. 31? 31 è uguale a 35? No, accidenti, mi è andata male. È più piccolo. E quindi devo rifare la ricerca sul sottoalbero di sinistra, 22. 31 è uguale a 22? No, mi è andata male. Però è più grande, quindi devo fare la ricerca sul sottoalbero di destra. 31. 31 è uguale a 31? Sì, yeah, trovato. Quindi la mia ricerca ha un numero di passi che dipende da cosa? Inizia con A, finisce con A, inizia con AL e finisce con ZA, c'è una T in mezzo, l'altezza del mio, il numero di livelli, l'altezza del mio albero. Quindi la ricerca, i tempi della ricerca dipendono dall'altezza del mio albero. Quindi vi rendete conto che su un BST, se è un albero, il BST è un albero binario, vi ho detto che ci sono gli alberi binari belli e gli alberi binari brutti. Gli alberi binari belli sono quelli che hanno pochi buchi. Pochi buchi vuol dire che l'altezza è fondamentalmente pari al logaritmo del numero dei nodi. Il che vuol dire che fare una ricerca all'interno di un albero binario, di un BST, se il BST è fatto bene, avrà una complessità logaritmica. E questa è la ragione per cui si guadagnano diversi ordini di grandezza se io metto una chiave, se io costruisco un indice sui campi che voglio cercare nel mio database. Perché le ricerche diventano da complessità lineare a complessità logaritmica. E passare da complessità lineare a complessità logaritmica vuol dire avere la risposta subito invece che averla fra 5 minuti. Allora, regola generale, alberi funzionano se sono belli, quindi funzionano se non hanno grossi buchi. Se funzionano, complessità logaritmica per la maggior parte delle operazioni. Se uso del codice fatto da qualcuno, comprato, preso una libreria, molto spesso gli alberi sono fatti bene e quindi sono tranquillo di questo, sul fatto che le complessità siano logaritmiche. Se devo farmi io il mio albero, cosa che vi sconsiglio, ma se dovete farlo voi, prendete un qualche libro di algoritmi e andate a vedere come fare per continuare a tenerlo accettabile come dimensione. Molto spesso, se volete un giudizio che è un po' più quantitativo su albero binario brutto e albero binario bello, diciamo che se l'altezza dell'albero binario è compresa fra il logaritmo del numero dei nodi e due volte il logaritmo del numero dei nodi, il tutto sta ancora funzionando. Certo, è veramente una regola, che dire del pollice, fagli un complimento. Però, tutto sommato, se la mia dimensione, se l'altezza dell'albero continua a essere compresa fra logaritmo nodi e due logaritmo nodi, si può fare. Qual è il problema? Che se io prendo un albero binario, bello, compatto, con tutti i nodi, e inizio a cancellare, mi trovo a un certo punto a creare dei buchi dentro e lo trasformo in un qualcosa di degenero.
Quindi gli alberi che sono dei fratelli degli alberi binari che vengono usati in programmi seri, come ad esempio il database, sono delle strutture dati che a ogni inserimento e a ogni cancellazione riescono con degli aggiustamenti locali più o meno a ribilanciarsi e a restare con pochi buchi dentro, con delle operazioni che non sono troppo costose. Ok, questo è quello che ho appena detto. Quindi, facciamo un grande riassuntone delle strutture che abbiamo visto finora. Array, lista, hash e BST. Allora, aggiungere un elemento. Ho grande di 1, quindi istantaneo nell'array, istantaneo nella lista, istantaneo nella hash, nel BST mi porta via del tempo. Perché? Fondamentalmente perché inserire un elemento equivale a una ricerca. Io devo andarlo a cercare, poi dove non lo trovo, quello è il punto in cui avrebbe dovuto essere. Quindi devo comunque attraversare il mio albero. Immaginate di voler inserire qui il numero 90. Cosa devo fare? Quello che farei per cercare 90, poi non lo trovo e allora lo metto come figlio di 87. Quindi l'inserimento è logaritmico. La rimozione, vi ricordate array, lista, hash, BST, allora l'array, perché ho grande di n più grande di n, che alla fine è sempre grande di n comunque. Ve lo ricordate? Perché io comunque devo scorrere tutto il mio array per togliere un elemento, perché scorro un pezzo di array per cercarlo, lo trovo e scorro il resto dell'array per spostare tutti gli elementi indietro. Quindi cancellare un elemento in un array mi porta via un sacco di tempo, devo comunque scorrere tutto l'array. Lista, devo trovarlo e poi aggiusto i puntatori. Hash, lo trovo, lo cancello, via, finito, le hash sono belle. BST, lo devo trovare e poi lo cancello, quindi di nuovo logaritmico. Get di un certo indice, l'array è o grande di 1, perché? Perché per come sono fatti i computer moderni, accedere a una determinata cella, sapendo, io riesco a calcolare l'indirizzo facendo una moltiplicazione, una somma, e poi accedo a quella locazione, e quindi è indipendente se sto accedendo alla decima o alla millesima. Mentre nella lista è un'operazione lineare, perché? Perché l'unico modo per accedere al terzo elemento è passare dal primo e dal secondo, e per accedere al settimo è passare dal primo, dal secondo, dal terzo, dal quarto, dal quinto e dal sesto, eccetera. Nell'hash e nel BST non esiste questo concetto di accesso posizionale. Set, analogo, non esiste il concetto posizionale nel BST. Aggiungi un elemento a un certo indice, di nuovo hash e BST non hanno il concetto di indice. Stessa cosa per rimuovere. Mi chiedo se contengono un certo elemento. Nell'array devo andarlo a cercare, nella lista devo andarlo a cercare, nella hash, di nuovo, la magia della hash è istantaneo. Calcolo la hash, vado a vedere, magari c'è una listina di 2-3 elementi, però alla fine lo trovo subito. E nel BST è di nuovo lineare. Qual è l'indice di un elemento? L'operazione non ha senso per hash e BST. Quindi guardiamo le ultime due colonne, hash, BST, qual è meglio? Da questa tabellina, questa sfida all'OK Corral dei nostri dati, qual è meglio, hash o BST? Perché usare una hash o perché usare un BST? Allora, se io guardo queste due colonne, mi verrebbe da dire che la hash è meglio. D'accordo. C'è una operazione che non è indicata qui,
che mi fa la differenza. Qual è? Allora, ditemi qual è il risultato della visita in order di questo grafo. In order devo stampare, devo visitare il nodo quando gli arrivo da sotto. Quindi qual è il risultato della visita in order di questo dato, di questo grafo? Oh, grafo sempre, scusatemi, di questo albero. Qual è il risultato della visita in order di questo albero? Partiamo da qui, la 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 la. Meno 2, 4, 7, 12, 13, giusto, 15, 16, 18, 19, 22, 31, 35, 40, 58, 87. Fare la visita in order su un BST mi produce i miei dati nell'ordine giusto. Quindi io ho un meccanismo per avere l'elenco delle mie chiavi ordinate. Quindi se io volessi sapere, dimmi in ordine, nell'ordine che sto usando, quali sono tutti i nodi presenti nel mio albero, facendo una visita, se il mio albero è rappresentato come un BST, facendo una visita in order, io ce li ho. Mentre se io volessi sapere l'elenco delle chiavi ordinate di una hash, cosa dovrei fare? Prendo tutte le chiavi, mi metto con calma e le ordino. Quindi tutte le operazioni in cui io mi chiedo, ad esempio, le chiavi comprese fra questa e questa, oppure le chiavi successive di quest'altra, tutti i casi in cui io ho bisogno di un ordinamento, io posso usare il BST, ma non ho nessuna speranza di usare la hash. Se vi ricordate la Java Collection Framework, nella Java Collection Framework io le chiavi della hash le ho come set. E quelle sono le caratteristiche del set, che non ha duplicati e che non ha nessun ordine. Quindi, ecco perché MySQL prende la vostra colonnina su cui voi volete un indice e costruisce quell'indice usando un BST. Perché così può tirar fuori i dati in qualche modo in ordine. Il concetto di maggiore di e minore di funziona. Se io mi chiedo, dimmi tutte le chiavi minore di 40. Allora, se io ho memorizzato i miei dati come un BST, tutte le chiavi minore di 40 non è difficile. Io cerco 40 e poi mi prendo il sottoalbero di sinistra. Se le ho in una hash, queste sono tutte operazioni o grandi di n, perché vado chiave per chiave a vedere se è maggiore o minore di 40. Quindi in qualche modo il BST è vero che è peggio della hash su tutte le operazioni, perché la hash è fondamentalmente costante, come detto, se è fatta bene, mentre il BST è fondamentalmente logaritmico, se è fatto bene. Però nel BST è rimasto in qualche modo questo concetto di ordine, per cui io riesco a lavorare con i dati, a tirarli fuori nell'ordine corretto. E questo ci porta all'ultimissimo, credo,
argomento teorico, tra virgolette, che ci permette di affrontare la giornata di domani in cui proviamo a scrivere un po' di codice. Allora, le code prioritarie. In realtà le abbiamo già usate le code prioritarie, ma lì è stato un mio grave errore. Allora, coda prioritaria. Ci mettiamo in coda, ma in modo furbo. Allora, noi abbiamo visto le code FIFO, le code LIFO o STECH. Abbiamo visto che l'interfaccia coda FIFO e coda LIFO viene implementata da, ad esempio, dalla lista. Perché io in una lista io posso mettere i vari elementi, poi li tolgo nello stesso ordine in cui sono arrivati, eccetera. In alcuni casi però questo non mi va bene e ho bisogno del concetto di priorità. Allora, tipico esempio, pronto soccorso. I pazienti vengono serviti nell'ordine di gravità, non nell'ordine di arrivo. Se l'ultimo arrivato è uno che sta avendo un infarto, passa davanti a tutti. Quindi io ho bisogno di avere associato a ogni elemento una priorità. E questo tipo di strutture si chiamano HPFO. HPFO. Highest priority first out. Estraggo l'elemento con la massima priorità. Allora, come faccio a realizzare una struttura HPFO? Ma allora, usando una lista sarebbe una vera schifezza. Io, quando arrivano gli elementi, li butto dentro. Quando devo rimuovere un elemento, vado a cercare l'elemento con priorità massima, quindi un'operazione di complessità lineare, e poi sposto tutti gli altri. Quindi funziona, ma è una schifezza. Lista ordinata, quindi lista ordinata vuol dire che è una struttura dati che è sempre ordinata, va bene, tutto sommato va bene. Qual è il problema della lista ordinata? E questo è un problema concettuale, secondo me è un esempio interessante pensando a voi come progettisti o comunque come persone che devono decidere come organizzare un software. Allora, una lista ordinata, che caratteristica ha che non mi serve in una coda prioritaria? In una lista ordinata io so chi è il secondo, chi è il terzo, chi è il quarto, chi è il quinto, chi è il decimo, chi è il tredicesimo, ma in una struttura dati tipo coda prioritaria, sapere chi è il quarto non me ne importa nulla. Mi serve sapere chi è il primo. Tolgo il primo e poi mi serve sapere chi è il primo dei rimanenti. Ma io non ho mai interesse a sapere chi è il quarto. Io l'unica operazione che faccio è dimmi chi è il primo. Allora, perché non usare un albero binario? Ottimo. Le code prioritarie sono spesso realizzate utilizzando degli alberi binari, che però hanno il problema di poter diventare sbilanciati, cioè brutti, pieni di buchi. In ogni caso, noi abbiamo la nostra interfaccia collection, coda, e poi abbiamo la priority key. Quella è una coda prioritaria realizzata internamente in modo furbo che mi dà, che implementa l'interfaccia coda in modo efficiente. Ed è quello che noi useremo domani. Quindi domani noi andremo a usare una coda prioritaria che quindi implementa l'interfaccia Q, che è una collection. Allora, quali sono le caratteristiche della coda prioritaria? Quali sono l'interfaccia Q, l'interfaccia della coda? Beh, io devo aggiungere un elemento, rimuovere un elemento e prendere un elemento. Esistono in due versioni, la versione add e remove, che una è funzionante sempre, l'altra, diciamo, in qualche modo è già previsto come si comporta se l'elemento in qualche modo non c'è.
Le code sono implementate, vabbè, ma anche qui non perdiamoci più di tanto. Alcune code sono in qualche modo ci permettono di funzionare in condizioni diverse. Ad esempio, se la coda non è piena, l'operazione di prendi un elemento blocca il processo fin quando qualcun altro non mette un elemento nella coda. Questo può essere molto comodo per rappresentare degli scenari del tipo produttore-consumatore, cioè il consumatore che prende un elemento dalla coda, la coda è vuota, il consumatore si ferma. Quando il produttore metterà l'elemento nella coda, il consumatore ripartirà. E quindi abbiamo n piccoli dettagli di questo tipo, ma non... anche vista l'ora, non li guarderemo. La Java Collection Framework ci mette a disposizione delle cose che vengono chiamate DEC. Le strutture DEC sono comode, double-ended queue, DEC, più carino, simpatico, no? È DEC. Sembra. E fondamentalmente sono delle code da cui io riesco a mettere e togliere da entrambe le estremità. Quindi sono delle strutture estremamente, estremamente potenti, per cui io posso mettere da un lato e togliere dall'altro, e a quel punto una FIFO, oppure metto e tolgo dallo stesso lato e a questo punto ho una LIFO, oppure posso fare giochini di questo tipo qui. Possono essere thread safe, concorrenti, eccetera. Ma quello che noi guardiamo è la priority queue. Allora, questi sono i tempi della priority queue e sono fondamentalmente questi, quelli che noi ci aspetteremmo. Allora, costruirlo non mi porta via tempo. Aggiungere un elemento è un'operazione logaritmica, perché internamente questa priority queue è un albero. È un albero ben fatto. Quindi aggiungere un elemento ha un tempo logaritmico. Svuotare è istantaneo. Prendere un iteratore su tutti gli elementi è istantaneo. Prendere l'elemento minimo, andare a guardare l'elemento minimo è istantaneo, perché l'elemento minimo è sicuramente quello in testa. Se pensate a tutto quello che vi ho detto sul... perché l'elemento minimo è in una posizione nota. In una coda tutti gli elementi... andare a vedere quell'elemento minimo è banale. Andare a togliere l'elemento minimo è di nuovo un'operazione logaritmica, perché io devo un po' riaggiustare la coda al suo interno. Allora, com'è possibile avere queste complessità? È possibile con una struttura che si chiama heap. Allora, un heap è un albero binario parzialmente ordinato, un albero binario in cui il padre è più piccolo dei figli. Unico vincolo: il padre è più piccolo dei figli, e questo vale per ogni nodo. Allora, in una struttura di questo tipo io so che l'elemento più piccolo è in testa, e questa è la ragione per cui andare a prendere l'elemento più piccolo non mi costa nulla, andare a cercare l'elemento più piccolo, perché è sicuramente quello in testa. Andare a aggiungere un elemento o a rimuovere un elemento invece mi porta via un po' di tempo. Fondamentalmente, se io tolgo l'elemento più piccolo, che è 10, e lo tolgo, ho bisogno di un po' di operazioni per ricostruire un heap che funziona. Se vi interessa, quello che faccio è prendere una foglia, l'ultima, 65, andarla a mettere nella posizione in testa e poi farla scivolare verso il basso fin quando non si ferma. Quindi quello che succederà, io vado a prendere 65, lo metto qui, poi lo scambio con il 20 viene su, poi lo scambio con il 40 e poi lo scambio con il 50. Quindi in qualche modo è come prendo una foglia, la metto in cima e poi blop, 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 la lascio scivolare giù fino al suo posto.
con un tempo logaritmico io ho di nuovo git. E questo mi permette di avere queste operazioni tutte con tempo logaritmico. Quindi andare ad aggiungere un elemento e andare a rimuovere l'elemento più in alto in una coda prioritaria ha tutto tempo logaritmico. Però vi vedo stancucci e quindi possiamo finire domani. Thank you.